Guardate, là non so se si vede, c'è un van. Ragazzi, ci Partiamo? siamo! Partiamo? Sì! E dove andiamo? Finalmente si parte! Yeah! E Mac dov'è? Mac? Fatti vedere! Mac? Mac, eccolo qua! Eccolo! Si parte, Mac? Ehi? Pronto? Pronti partenza via? Sono le 7:17 e ci aspettano, boh, 4 ore e mezza, forse 5 ore col traffico, vabbè, quando Speriamo di arrivi. no, però vabbè. Quando arriviamo, tanto oramai non è che col buio arriviamo comunque, quindi andiamo. Il tempo di questi 3-4 giorni si prospetta bello, e sì, perché staremo in giro 3-4 giorni. Dopo scoprirete con calma dove arriveremo, faremo varie tappe, visiteremo bei posti, almeno si spera. Siamo entrati in autostrada adesso, il navigatore continua a fare un po' verde, un po' giallo, un po' arancione come discorso del traffico. Si spera che sia tutto verde. Adesso vediamo, mi dà 4 ore e 20, speriamo che continui così. L'abbiamo caricato per bene, userò questi giorni qua di vacanza per testarlo un po', giusto per la felicità di Claudia, io che sono malato di queste cose. Ho da testare sia il frigor che anche le sospensioni. Il frigor magari ci metterò un po' meno come test, come recensione. Per le sospensioni invece mi terrò un po' di più di tempo, anche perché vorrò vederle sullo sterrato, sull'asfalto, alza, bassa, quindi vi romperò le balle per bene con tutti questi bei test, così almeno poi dopo usciranno sul canale video di recensione, sia per quanto riguarda il frigor e sia per quanto riguarda le sospensioni. Ed eccoci qua nelle prime code rallentamenti. Il primo rallentamento più 44 minuti, quindi buono, dai, cominciamo bene. Ah, va quello lì, che cacchio fa? Sì, ma poi dopo la gente tagliano a sinistra, a destra, dalla terza, uno dalla terza corsia è andato in prima, adesso è in corsia di emergenza, guarda. Boh, è bello che non li fermano mai, è quello che gli va di fortuna. Vabbè, stavo dicendo appunto che ci dovrebbe essere un incidente, quindi speriamo che lo sgomberino il prima possibile. Eccoci qua, ragazzi. Parlo a bassa voce anche perché sono le 12:40, 1 meno 20. Ragazzi, siamo arrivati un po' prima di Muggia, subito dopo Trieste, ma domani ve lo faccio vedere bene con calma, anche perché appunto è tutto buio, ovviamente è notte, e ci siamo fermati in un parcheggino. Ci sono anche altri camper, altri van parcheggiati. È vero che è tardi, ma magari ci mangiamo, non so, un toast, dei biscotti, vediamo un attimino, giusto per non andare a letto con lo stomaco proprio vuoto vuoto. Vi sto facendo fare un po' di pipì a Mac. Quella è tutta Trieste, ragazzi. Alla fine non abbiamo trovato tanto traffico. C'è stato quel rallentamento lì, ma poi dopo, bene o male, siamo andati, quindi va bene, va bene. Tra l'altro sto provando subito la tecnica dei soffietti ad aria, anche perché mi sono messo in un punto dove praticamente dietro è più basso e davanti più alto. Allora mi sono girato di culo e praticamente col discorso dei soffietti mi sono riuscito a mettere appunto più o meno in bolla. Vabbè, sono tutte recensioni, sono tutte cose che metterò nel pacchetto del prossimo video, così almeno ve le dirò per filo e per segno. Ragazzi, vado a mangiare qualcosina e vado a dormire. Ci vediamo domani mattina. Buonanotte, ciao ciao.
Buongiorno, buongiorno ragazzi. Come vedete qua alle mie spalle il camper è parcheggiato lì. Abbiamo tra l'altro dormito da Dio, anche perché non so se o perché eravamo cotti o perché comunque nessuno ci ha rotto le balle, ma qua la zona è abbastanza tranquilla. È incominciato a venire gente verso magari così erano le 8 forse, perché noi ci siamo, io ho puntato la sveglia alle 8, ma tanto comunque ci stavamo svegliando, anche perché fa abbastanza caldo, ci sono 24-25 gradi, quindi il sole e il tempo promette molto bene. Adesso ci sposteremo quasi subito, anche perché sono già quasi le 9 e non volevamo perdere tutto il giorno. Abbiamo fatto una bella colazione veloce. Ieri ve l'ho fatta vedere, quella là è tutta Trieste. C'è gente qua che fa il bagno così, vabbè, ma non è una... cioè, ti dicono comunque la zona balneare vietata, anche perché qua ci sono gli scarichi, ci sono le cose, quindi non è proprio il massimo. La cosa buona è che c'è qua un chioschetto alle mie spalle e qua c'è tutto il parcheggio, quindi appunto per chi vuole venire qua a stare una giornata al mare, così viene, anche perché qua sono quasi tutti veneti ragazzi, e o abitano qua vicino, comunque conoscono la zona, anche perché si conoscono tutti e quindi si trovano qua. Come vedete qua è tutto il chiosco che c'è e appunto potete sostare qua se siete di passaggio. E adesso si riparte, anche perché abbiamo visto un piccolo spot, vediamo se ci sta. Dovrebbe essere uno sterrato con l'accesso al mare, e vediamo com'è la situazione, quindi a più tardi. Ciao ciao. Abbiamo appena passato la dogana dalla Slovenia alla Croazia, anche perché in Slovenia ci siamo dovuti fermare e fare la vignetta, 15 euro 7 giorni per fare appunto il tratto che ti collegava dall'Italia alla Croazia. Diciamo che noi abbiamo fatto la superstrada, anche perché adesso andiamo in un punto sul mare, ma senza fare tutto il lungomare, senza passare da Capodistria, da quelle parti lì. Abbiamo tagliato diciamo un pochino all'interno e poi dopo usciamo. Questo qua era il secondo controllo, o meglio, il secondo controllo, anche il primo, perché il primo non ci hanno proprio cagato di striscio. Al secondo invece tipo una guardia muta, perché non parlava, ci ha fatto così. Ovviamente i documenti ce li avevamo lì ed era abbastanza presumibile che bisognava dargli i documenti, quindi li abbiamo dati. Mac ha fatto un po' così, ma poi fa così, nel senso andate. E quindi a segni abbiamo capito che era tutto a posto e adesso siamo ufficialmente in Croazia. Adesso stiamo facendo appunto il tratto di superstrada, autostrada, non so come chiamarla, anche perché non ci sono né caselle né niente, almeno per il momento. Noi abbiamo fatto il pezzo di dogana che passa da Plovania, non so se si pronuncia così, vabbè, italianizzato sarà Plovania. Non so se c'è un altro accesso magari sul mare, che abbiamo fatto questo per far prima. Se c'è qualcuno di voi che è stato in Croazia ultimamente o c'è mai stato ed è passato sul mare, magari ci dica se ci sono altri accessi dove magari ci si mette anche di più, non lo so.
facendo questa bella strada sterrata che praticamente l'abbiamo trovata solamente su Google Maps, non c'è segnata da nessuna parte. È abbastanza accessibile, a parte qualche ramo, però vabbè, noi avendo un van 6 metri, se ce la facciamo con questo, se voi avete un 540, un Volkswagen, che andate alla grande. Sì, e adesso guardate là, non so se si vede, c'è un van, qua è tutta praticamente pinita e teoricamente dovresti essere fuori dalle balle. Adesso troviamo uno spottino e poi vediamo. Ma che roba, ma che roba, lontano da tutti, a parte vabbè qualche van, ma ci sta anche perché non è che possiamo pretendere di essere da soli al mondo. Siamo passati dalla pineta da dentro e fino ad arrivare qua, e come potete vedere questa è la vista. Ci sono quasi tutti scogli, quindi vabbè, spiaggettine con sabbia che non ce ne sono, però in Croazia vabbè, si sa che è difficile trovarle, però va che acqua, bella bella. Qui teoricamente non ci dovrebbero essere problemi a dormire, anche perché siamo proprio abbastanza fuori, e vabbè, solito, non lasciare fuori tavolo, sedie, tendalini, cose varie, però per il resto dovrebbe essere a posto. Per il momento sto caricando 3,4 ampere, la tensione è a 13,3. Adesso vado un attimino sul tetto, vediamo un po' i pannelli, anche perché è da un po' che non li pulisco e ci sarà sicuramente un po' di polvere. Vediamo di fare un pochino di pulizia, magari recuperiamo qualche ampere. Nel tragitto ho portato via anche qualche foglia, però tutto sommato dovrebbe essere a posto la situazione. Questi qua sono due pannelli da 110 watt l'uno per un totale di 220 watt. Che fino adesso non ci hanno mai abbandonato, quindi bomba. Anche perché noi abbiamo altre due batterie da 95 ampere, quindi sono un po' di watt. Anche se è vero che le AGM non si possono scaricare tutte, però non ci lamentiamo. Adesso pulisco il secondo e poi vediamo un pochino il posto. Si potrebbe vedere di andare magari un po' più in là, vedere se c'è un accesso magari meno, diciamo, critico, soprattutto per Mac. Direi che erano un po' vonci. Com'è questo posto, Claudia? Bello. Bello, no? Sì. Ti piace? Sì. Anche se ci sono le scogliere per Mac? Lì è un po' un problemino, mi sa. No. Boh, vediamo, sì, anche per perché un po'... abbiamo una sorpresa da mettere in acqua, poi vi faremo vedere. Per ora non vi diciamo nulla, l'abbiamo comprata prima di venire qua, quindi è ancora da testare, da vedere, vediamo. Scusami, ma mi sa quello lì cocula all'aria, mi sa che siamo in una cosa... nudisti? Naturisti? Eh no, scusa, mi sono girato e ho visto il culo, cioè preferisco il mare. Siamo saliti da quel buco qua. Sì, non è che sia tanto comodo, avere la scaletta dietro sarebbe stato molto più facile, però vabbè. E questo è il panorama. Beh dai, dicevano che non si poteva venire a fare libera in Croazia così, però cioè, secondo me finché stai nei posti così che non dai fastidio, lasci pulito e tutto, ma non penso che vengano a romperti le balle, anche perché vabbè, un conto è se vai magari vicino al centro abitato e ti metti lì tendalino, sedie, tutto l'ambaradama, allora magari possono romperti le balle e tra virgolette hanno anche ragione, ma così finché sei nel nulla ci può stare. Anche perché dico imboscata come strada, quindi comunque devono venire apposta qua. No, infatti, cioè devono sapere che la gente viene qua e venire qua. Anche perché noi stavamo entrando dalla stradina lì all'inizio e abbiamo visto un signore, un ragazzo con una macchina, con un trailer dietro attaccato, e difatti
sono andato indietro per farlo passare e difatti ci fa: no no, ma la spiaggia c'è, la spiaggia c'è. E allora, perché all'inizio volevo farmela a piedi per vedere se era accessibile o meno. Ah, è conosciuta sicuramente, quindi lo sanno che magari vengono qua e nessuno ti rompe le scatole. Tutta quella costa lì dovrebbe essere Capodistria, anche perché noi abbiamo skippato Capodistria, siamo venuti giù, siamo passati da Isola e siamo arrivati qua. Cavolo, sono appena passati un gruppo di delfini, stavamo parlando con un ragazzo qua che faceva il sub, ci stava spiegando un po' la situazione, la zona. Sono praticamente passati da quell'imbarcazione là, tutto lungo qua, tutto lungo la costa e poi fum di là. Calcolate che ci stava dicendo che è difficile vederli a 50, magari 100 metri dalla riva, perché di solito non arrivano. Arrivano se c'è tanto pesce, quindi allora giocano, si tuffano, mangiano. Però anche, giustamente anche lui dice, purtroppo per colpa di tutti i pescatori se ne vedono sempre meno, anche perché i pescatori ovviamente stanno vicino qua alla costa, il pesce qua non c'è e allora i delfini stanno al largo. Comunque giù di là a neanche 200 metri dove c'è quell'insenatura lì, ci ha detto che c'è una spiaggettina con la ghiaia. Almeno riusciamo a fare due passi e far il bagno anche a Mac. Andiamo a fare il bagno? Ci andiamo a bagnare un po', che c'è caldo? Gli ho chiesto se si può stare qua a dormire, ovviamente tenendo chiuso tutto, tendalino, sedie, finestre. Mi ha detto che di solito passano, soprattutto nel periodo estivo o comunque nel weekend, una sorta di polizia locale, tipo ranger, tipo la nostra guardia forestale, ecco. E passa, ma va, rimanete qua a dormire, anche perché se è tutto chiuso mica vi devo rompere le balle. Ovvio che se arrivano e vedono tutto aperto, tenda, cose, campeggio, fuochi, allora ti fanno spostare, ma tanto ce ne staremo qua belli tranquilli e poi dopo domani mattina proseguiamo. Questo è un accrocchio che gli ho fatto, l'ultimo accrocchio. Guardate che invenzione. Vediamo se funge. Questa è la prova del 9. Ecco qua. Così l'ho praticamente attaccato alle doghe del letto, come vedete, con delle cinghie normali. Sì, ovviamente non sarà velocissimo a togliere e mettere, però almeno non ce l'abbiamo qua in mezzo alle scatole e ci può stare. Ecco la sistemazione per il momento: tavolo, sedie, Mac tranquillo qua rilassato. Mackie? Quella. Dovete sapere che lui, a parte essere un po' viziato, ma se lui non c'ha il suo tappetino, tipo la coperta di Linus, continua a girare, non si siede, non si sdraia, è in ansia, no? Allora gli mettiamo fuori il suo tappetino, così è a posto. Mac, ti piace qua? Ti piace, Tato? Sei qua nella natura, senza guinzaglio, senza collare, eh? Ehi! Bello, bello ragazzi. Vabbè, per chi di voi c'è già stato in Croazia sicuramente non saranno cose nuove, però per chi non c'è ancora stato, come primo giorno stiamo cadendo in piedi, quindi non diciamolo troppo ad alta voce, vediamo anche i prossimi giorni come si prospettano, però per il momento se ci siamo. Va un po' in là. Ho dei problemi a mettere in bolla il tavolino, mi sta sulle balle in una maniera allucinante. Mac, com'è che si può fare? Anche perché qua o vado a prendere uno scoglio di quelli e lo metto sotto, perché sennò altri sassi, altre cose non ce ne sono. Quasi quasi gli metto un pezzo da 100 euro sotto, vediamo se balla ancora. Cin, salute. Salute anche a voi e buon 2 giugno, è vero, anche perché oggi è il 2 di giugno, quindi sì. Buon 2 giugno. Ciao. Ting. Sei pronto? Ora devi andare, Vai! Ragazzi, lui diventa matto con le palle, proprio una roba allucinante. Dai, prendila. Questa qua è quella da basket, piccolina, quindi è dura, gliel'abbiamo presa apposta. Anche perché sennò praticamente 30 secondi le buca, quindi secondo me non ce la fa a prenderla proprio e portarla, perché è proprio dura. Mac, non ce la fai? Guardatelo. Guardate che roba, guarda. La vuole prendere proprio, non ce la fai, usa le zampe, dai. Amore. Ce l'avevi così fatta. Dai, dammi qua. Ferma. Dai, andiamo. Vai al camper, dai. Vai al camper.
Vai! Cacchio ragazzi, va che posto. Io ogni volta che vedo il van parcheggiato lì con davanti tutto questo è una bomba. Ah, guardate una cosa, adesso che vi faccio vedere. Allora, adesso non mi ricordo, dove rivedere il video, non so se ve l'ho già detto. La parte di là dove ha il discorso del frigor, serbatoio, bla bla bla, quindi più peso sulla destra, e pesa di più, quindi quello lì l'ho gonfiata di più, la sospensione l'ho gonfiata a 3 se non mi sbaglio. Questa qua, che ha molto meno peso, l'ho gonfiata a 1,8. Se però adesso voi, adesso io lo vedo, non so se si riesce a vedere dal video, il terreno lì non è in bolla, lì va più giù. Non so se la GoPro storpia il video, però se guardate, guardate che roba, come il longherone da là va giù di là, però qui essendo più gonfio compensa tutto lo spazio. Infatti le sospensioni lì sono leggermente più gonfie e queste qua sono leggermente meno gonfie. E il risultato cambia. Il risultato cambia. E lì comunque in bolla è tutto dritto, quindi quello spazio lì lo andiamo a compensare con le sospensioni ad aria. Se avessimo avuto i soffietti come prima, questo qua non lo potevi fare perché il soffietto se andava in battuta non è che ti alzava il mezzo, non è come questo discorso qua che c'è dentro l'aria ed è un coso pneumatico ad aria. Invece con questo sistema qua diciamo che ha anche un auto livellamento, comunque te la puoi giocare te con i soffietti. Ovviamente ragazzi, cioè, se siete così non è che potete pensare di raddrizzare il camper, però la situazione è buona. Intanto nel frattempo sono arrivati questi ragazzi qua con la bambina e ci sono anche gli altri ragazzi di là. Però sono tutti, vedi, questi qua sono tutti tedeschi, questi qua sono tedeschi. Adesso non so se sono sempre tedeschi, ma penso di sì, perché poi si sono trovati, magari sono insieme. Vedete quello che vi dicevo? Allora, qua siamo a 2 adesso, perché poi cambia anche in base alla... Io l'avevo gonfiato 1,8, ma poi cambia come si schiaccia in base al terreno, cambia. E qui invece 2,5. Però compensandoli praticamente tutte e due, ho visto la bolla prima e siamo più o meno in bolla, quindi anche questa è un'ottima cosa. Adesso lunedì 6 vado a fare le molle maggiorate e la sospensione dalla Oma a Prato, quindi anche lì, per quanto riguarda l'anteriore, quindi anche lì recupereremo parecchio. Ecco, guardate cosa vi ho detto, va. Subito bucata, ehi disgraziato, va, subito l'hai fatta fuori, vai la cuccia, dai, giù la seduto, si mette qua. Subito l'hai fatta, guarda, vieni qua, fai vedere cos'hai combinato, guarda. Quanto è durata? Invece che 30 secondi, un minuto. È disgraziato, va. Questa qua è la spiaggia, ragazzi, spiaggia a dir tanto, anche perché è tutta roccia, però vabbè, si sapeva che in Croazia sono così. Noi per arrivare abbiamo fatto quella stradina qua, sterrata. Là dietro c'è il nostro camper, là c'è Claudio, qua c'è Mac, che sono riuscito già a bagnarlo un pochino qua dentro. La spiaggia ci sarebbe, ragazzi, che è là anche tutta ciottoli, sassi, solo che sono nudisti lì. Allora adesso volevamo capire se riuscivamo a stare in un punto un po' più staccato, diciamo. E ci starebbe qua, solamente che va proprio giù, 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 giù. L'unica magari è mettersi lì comunque seduti o simili sdraiati sulle rocce e poi dopo entrare. Mac l'ho messo giù lì dentro prima. Il paesaggio è stupendo, solamente che c'è l'accesso alle spiagge, almeno in questa zona qui, che è un po' borderline. Che posti, ragazzi, mamma mia, proprio mare bellissimo. Io se non mi uccido sugli scogli,
Guardate che roba, guardate come cristallino, bello. Poi c'è una pace, non c'è nessuno. Là abbiamo creato una piccola capanna per me. No, perché dovete capire che noi siamo molto furbi, no? Cioè, avevamo l'ombrellone a casa e ovviamente l'ombrellone dove è rimasto? A casa, ovviamente. Quindi abbiamo optato per quella specie di cosa per fare stare al fresco Mac. Adesso sono le 4 meno un quarto, il sole è ancora bello alto. Guardate che roba. Il camper, visto che c'è là dietro, spero stasera in un tramonto della miseria qua. Vediamo adesso dove cala, se va giù di là viene fuori bene, anche perché non c'è una nuvola, come potete vedere. Magari faccio volare anche un po' il drone e al tramonto, ma vediamo, magari merita. No, Mac, ecco Mac che appena va sott'acqua con qualcuno, Mac è la vedetta, quindi ha paura che qualcuno si possa far male, va in aiuto. Mac, vai a cuccia. Smettila. No, arriva. Ma anche al mare così, se si butta anche non solo noi, ma anche un'altra persona, lui si mette a riva e spiaggia a guardare cosa fa quella persona e vede se riesce a uscire, se no va, va lì e la soccorre a modo suo, tatino. Che frescura! Di là in fondo c'è anche un hotel, sembra un resort, un hotel. Tutto il giorno che picchiano, che costruiscono. Penso che a breve ci sarà un nuovo resort da questa parte. Dopo aver fatto un mezzo bagno, diciamo, ci siamo sciacquati, rinfrescati. Abbiamo sonnecchiato un pochino, fino a che a me non mi è venuta la tenda addosso, quella che abbiamo costruito, quindi abbiamo deciso che era ora di tornare. Adesso torniamo al van, ci facciamo un bel doccino, facciamo un doccino anche a me, che così lo laviamo dal sale. Vedete, un altro van che si è messo lì. Beh, allora, per i camper non è consigliato, anche perché non ci passate. C'è un punto lì che è un saliscendi con 2-3 gobbe, ma con un camper non ce la si fa. Al massimo forse con un semi integrale, però massimo da 6 metri. Difatti, come potete vedere qua e anche di là dove siamo noi, sono quasi tutti van, anche perché questo è bello alto, però sono piccoli, sono corti, quindi ce la si fa tranquillamente ad arrivare. Adesso sta ricaricando la batteria portatile, penso, c'è il pannello solare, quello pieghevole. Beh, diciamo che qua, ragazzi, non vi rompe le balle nessuno. Però siamo sempre lì, nel senso che adesso questi qua c'hanno giù tenda, c'è giù tendalino, sedie, la stuoia sotto. Io, senza saperne leggere né scrivere, stanotte prima di andare a dormire la tenda la tiro dentro, e tiro dentro anche le sedie e il tavolo, anche perché se comunque dovessero arrivare, almeno non devi metterle nelle condizioni di romperti le scatole. Poi è vero che a tutti piace avere fuori il tendalino, le sedie, quello che è, però un minimo di riguardo. Anche perché noi comunque domani mattina ci spostiamo, però al di là di quello, anche se non ci saremmo spostati, comunque non le avrei lasciate fuori lo stesso, tanto tirarle giù e ritirarle dentro ci mette 5 minuti, almeno così se dovessero arrivare rompono le balle agli altri, non a noi. Anche questo spot qua non era male da mettersi, anche perché sei praticamente lontano da tutti, lì tra l'altro hanno fatto un piccolo braciere e vedete, praticamente arrivi qua. Volendo ci si può anche parcheggiare così di lato, col portellone di là, qua c'è anche tutta l'erba e poi di qua c'è la stradina che va giù. Però quello che dicevo anche prima, se qua ci fossero state magari anche rocce, però più piatte, cioè uno andava giù, cioè aveva il suo ingresso praticamente privato al mare e avevi davanti tutto questo po' di roba. Cucù.
La situazione è questa: una bella birretta, qualche salatino e il computer con Google Maps, almeno incomincio a vedere dove spostarci domani, perché domani ci spostiamo e vediamo di fare un po' di ricerche. Intanto sono le 6:15 e si aspetta il tramonto. A parte che è ancora altissimo il sole, ma quindi tramonterà forse, non so, 9:30, 9:30, vediamo insieme dopo. Ah, tra l'altro non so se ve l'avevo detto, siamo appunto a Salvore come zona, nello scendere lo trovate appunto nella parte iniziale, è un pochino più staccata rispetto magari ai classici campeggi che ci sono, tipo Coda d'Istria, pieno di campeggi, ci siamo un attimino più spostati, quindi è in una zona un po' più wild, passatemi il termine. Non so se riuscite a vederlo, ragazzi, spottino trovato. È praticamente a 24 minuti, massimo mezz'ora da qua dove siamo oggi. Non vi dico niente, quindi vediamo domani mattina dove arriviamo, se riusciamo ad arrivarci come abbiamo visto oggi, perché sapete cos'è il discorso, che ne faccio le ricerche tramite Google Maps, anche perché non so come mai Park Fortnite per quanto riguarda la Croazia non c'è niente, ti dà solo campeggi, area di sosta a pagamento, ma cose così in libera a zero, quindi stiamo andando di Google Maps. È un pochino un po' più incasinato, nel senso che ti devi sbattere un po' di più, però se i posti sono questi direi che ci siamo. Il posto di domani dovrebbe essere altrettanto bello, ci dovrebbe essere più spazio, nel senso gli scogli dovrebbero essere non tutti così ma un po' più piatti, quindi c'è più spazio per mettersi giù, diciamo, non dico tipo spiaggia ma un po' più tranquilli. Però vediamo domani che cosa ci prospetta. Noi intanto adesso Claudia sta mettendo su dei bastoncini di verdure, come avete visto, magari ci facciamo un'insalatona, facciamo qualcosina e attendiamo il calare del sole, che devo dire che pian piano sta scendendo con molta calma. Ci vediamo domani con un altro video, se non siete iscritti iscrivetevi, anzi tra l'altro ragazzi, proprio adesso che stavo facendo il video siamo arrivati a 999, quindi 999 iscritti, non perché il numero cambia qualcosa, però vabbè, giusto perché ci siamo quasi ai 1000 e cambia la cifra così, ma tanto è uguale, tanto da 999 a 1000 non è che cambia più di tanto. Però appunto, per ritornare al discorso che vi stavo dicendo, iscrivetevi se non l'avete già fatto, se vi piacciono contenuti di questo tipo e se volete continuare a seguirci, condividete il video, mettete un mi piace, insomma le solite cose, se vi è piaciuto tutto l'ambardam. E noi ci si vede domani mattina con una nuova avventura, che tra l'altro, se il mare promette bene e se il sole c'è, ma penso di sì, ci sarà una novità nel mare che vi faremo vedere. Quindi buona serata e buonanotte, perché tanto voi vedrete di sera alle 7:30, e buona serata e buonanotte per dopo. Ciao ciao!